Buongiorno a tutti. Alzo un po' la voce perché con questo frastuono non si sente tanto bene. Allora, qui non siamo in Piemonte, anche se di cascate simili in Piemonte ce ne sono, le vedremo. Oh, vabbè. E mentre passano le macchine. E vedete una cascata, io sto andando a direzione nord, a Morgé, che in pratica è 10 minuti prima di arrivare a Courmayeur. Guardate che bella cascata. Qui c'è il fiume che viene giù, bianco, perché porta giù i sedimenti, insomma, dei sassi, eccetera, prende questa colorazione. E c'è questo fiume che è bellissimo, guardate che bello, fin lassù. Ma cosa c'entra con Piemonte? Io nella presentazione l'ho detto, mi occupo di valorizzare Piemonte, ma qualche scapatina fuori regione la facciamo. Qui siamo in Valle d'Aosta, ovviamente, per far capire, insomma, quanto è bella l'Italia tutta, tutta. A qualcheduno sembra che il paesaggio italiano faccia schifo, perché vogliono fare questi, è una piccola critica, vogliono fare queste nuove abitazioni in questa nuova popolazione su Marte, ma c'è in previsione di fare questo, non so, questo pianeta sembra che faccia schifo a questa gente qua, non so chi sono ovviamente, ma sembra che sia così, perché nessuno se ne cura, va sempre peggio, si riuniscono ma nessuno se ne cura. Lasciatemi fare questa piccola critica. Però guardate qui che meraviglia. Io qui sono passato anche d'inverno ed è tutta ghiacciata, bellissima. Ovviamente non arriva fin qua giù, è soltanto, si vede dalla strada, vedete, questa è la strada, vedete? Dalla strada si vede. Lì di sotto, provate a ingrandire. Quello lì, se non ricordo male, sì, è lui, è Le Mont Blanc, che qui parlano più francese che italiano, si sentono più francesi che italiani, anche se siamo in Valle d'Aosta, come in altre regioni un po' più tedeschi, eccetera. Mi è capitato a Bolzano, parlavano più tedesco che italiano, e qui, insomma, anche i paesini, sono tipo Villeneuve, Chamonix, insomma, sono tutti Champagne, c'è anche Champagne, Beres, sono tutti con accento francese, anche se siamo in Italia, però va bene. Però a noi interessa, guardate, la meraviglia della terra, di madre natura, cosa ci regala. Dovremmo beneficiarne tutti, in qualsiasi modo. Guardate che bello, mi sto zitto un attimo da sentire, no? La cascata col fiume, guardate, è stupendo. Bellissimo. Lì c'è anche un ponticello, provo ad ingrandire, vedete che si può passare in mezzo, stupendo. Va bene, queste sono le meraviglie della nostra Italia, a due passi dal confine piemontese, quindi se vi trovate a passare, fermatevi un attimino e godetevi questo meraviglioso spettacolo. Questo è il fiume, vedete, qui hanno fatto un bar, quindi potete anche fermarvi un attimino per un caffè. E qui, vedete, si scende giù, la corrente è abbastanza violenta, l'acqua è gelata, l'ho vista un po' più a monte, l'ho riuscito a toccarla, però va bene, guardate, lì vedete che si riversa sul fiume, qualcosa di stupendo, meraviglioso. Va bene, io vi lascio con questo meraviglioso paesaggio della Valle d'Aosta, che a me piace tantissimo, con un po' di frescura. Quindi ogni tanto andiamo fuori regione, fuori quanto ai confini, per goderci questi bellissimi paesaggi della nostra stupenda e straordinaria Italia, invidiata al di fuori dell'Italia, dai confini, insomma, dalle nazioni circostanti, perché qui vedo tante macchine francesi, tedesche, olandesi, anche della Gran Bretagna, ne vengono in questa zona a prendere un po' di frescura. E vedete, ce le invidiano in tutto il mondo, però sembra che, vabbè, io come al solito vi saluto con un abbraccio affettuoso, seguitemi, iscrivetevi, se il video vi è piaciuto un like è gradito, volete commentare, commentate, ci divertiamo, Allora al prossimo video, ciao!